Chitarra. Chitarrazza romana, accompagnami tu. Tu. Oh, eccola qua, la mia vecchia chitarra. Oh, quanto è bella, quanto è bella. Quante, no, no, è proprio bella. Bella, sì. 12 corde, bellissime. La Madonna, no, ma la Santissima Madonna. Aspetta, che la faccio sentire. Quanto l'hai pagato? Un suono. Bello. Bellissimo. Vabbè. Mi settima, tredicesima. E vai voi. Allora, tira fuori la chitarra e ti metti seduto e fai due accordi. No, no, basta. No, non lo vuoi far vedere? Vabbè, l'hai tirato fuori. Allora vai. È in funzione? È in funzione? Credo di sì. Mi sembra di no. Sì, è accesa. È acceso, ragazzi. Allora, chitarrazza romana. Ci piacciono i polli, da bacchi e le galline, perché sta senza fine, non so come il baccalà. La società dei mangiaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace, e noi edimo, da piangi e beve, e non ci piace, di lavorare. E noi edimo, e noi e famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Niente più pertinente di questa frase tipicamente romanesca, mentre il cane se ne va a passeggio per conto suo. Allora, con questo inizio veramente musicale, noi abbiamo l'intenzione oggi di chiarire alcuni concetti, partendo da un presupposto fondamentale, che è il presupposto della truffa inerente al rapporto di potere che c'è tra chi vuole gestire l'umanità con le menzogne e la chiacchiera, affidata ai soliti uomini di marketing. Ricordiamoci che tanto l'industria farmaceutica quanto l'industria dell'imbonimento civile è affidata esclusivamente a personaggi che devono inventare storie. E per incominciare facciamo vedere due libri. Lolo, Lolo, vieni qua. Questi due libri sono stati pubblicati in epoche non sospette, perché ad esempio questo qui è stato pubblicato nel 2001 e questo nel 2008. Oggi noi questi libri li facciamo vedere perché oggi, che è evidente a tutti che tutte le notizie terroristiche che girano per l'Italia e per l'Europa sono false, sono create appositamente dai soliti mestatori, ma sono tutti. Ovviamente questi due libri riguardano prevalentemente gli aspetti della scienza e qui voglio elencare alcuni personaggi noti come divulgatori. Ve li elenco: Mercalli, Tozzi, Rossi, Albertini e Alberto Angela. Questi personaggi, che passano per uomini di scienza, in realtà di scientifico hanno ben poco. Sono marketing men, cioè individui
i quali hanno lo scopo di infiorire, infiocchettare di nozionismo scientifico informazioni di carattere allarmistico. E questo aspetto noi ce l'abbiamo in tutte le manifestazioni della vita pubblica italiana, a patto che appunto non si parli dei veri autentici pericoli, che sono quelli legati alla manipolazione delle masse, che noi conosciamo molto bene e che anche i nostri amici dovrebbero conoscere. Dopodiché lasciamo la parola a Orazio, il quale farà alcune precisazioni sul concetto di uomo libero e di uomo liquido. Aspetta un attimo, devo prendere... Dopodiché ci soffermeremo su altre cose. Intanto qui c'è un articolo importante intitolato L'osservatorio dell'informazione medico-scientifica, fatta dal presidente dell'Associazione della Stampa Medica. Anche questo è importante, cioè esiste un informatorio, un riformatorio, che è, come dicevo, piuttosto importante, perché l'informazione medico-scientifica è oggi completamente controllata dal marketing, da uomini che sono stati gestiti dall'industria farmaceutica per il lancio e il sostegno di nuovi o apparentemente nuovi farmaci, che poi sono stati utilizzati dall'industria farmaceutica perché sono stati messi in sostituzione delle persone autenticamente scientiste e scienziate a capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è un altro aspetto che bisogna sapere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prima è stata completamente opacizzata dalla presenza di uomini di marketing che sono esattamente il contrario degli uomini di scienza, e poi hanno dato subito l'ok all'operazione lancio di la prima, forse non è nemmeno la prima, epidemia. Ricordate sempre, prima di andare a chiedere ulteriori informazioni, informatevi sui nomi degli attuali gestori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, per ricollegarmi in qualche modo a questa tua denuncia sommaria e anche condanna sommaria, più che denuncia, del sistema dell'informazione e dell'informazione farmaceutica in particolare, basta ricordare gli eventi che hanno coinvolto un ministro della sanità dell'epoca, che attraverso vari sistemi, fra cui anche minacce e un attentato e la corruzione, fu costretta a dimettersi negli anni 80. Sì. Quella signora a cui fu dedicato un film che si chiamava L'Agnese va in guerra. Non so se qualcuno l'ha visto, era un bel libro anche di uno scrittore di sinistra, adesso non mi ricordo più come cazzo si chiamava, che però era un bel racconto, la scriveva bene. Diceva un sacco di cazzate come la storia dei sinistri, però scriveva bene. E com'è la ministra che è stata colpita? Il titolo vero è L'Agnese va alla guerra. Alla guerra, certo. Io che ho detto, L'Agnese va alla guerra. Alla guerra, sì, sì. Allora, questa signora che andava alla guerra, come si chiamava nella realtà? La ministra? Te lo dico. La prima ministra donna. Femmina, sì, della sanità. Che ne aveva fatte, di tutti i colori, no, alla guerra. Aveva soprattutto, ma aveva fatto una cosa essenziale, aveva rivisto il campionario dei medicinali, degli effetti, come si dice, no, gli effetti secondari dei del principio attivo che sta, sì, aveva riscontrato, aveva fatto un elenco che da non so se erano 2000 farmaci che erano commerciali commerciabili
lei li aveva ridotti, mi sembra, a 200, forse anche questo me. Sì, certo. Ogni volta, sì, ma non è stata la sola. Ogni volta che... No, è stata la prima, perché a quel punto lì le multinazionali del è farmaco... È stata la Anselmi. Ah, la Tina Anselmi, ecco, non mi veniva, non viene mai. Tina Anselmi. Probabilmente Agostina il nome. Ma, probabile. Comunque, la Tina Anselmi, che era una gran donna... Ma anche una cretina. Era una partigiana vera, cioè una che aveva combattuto sul serio. No, ma che combattuto? No, andava in giro in bicicletta. In bicicletta fa la postina. A fare una postina, però va bene. Che dentro i tubi della bicicletta c'erano ma qualche non so, messa... Però comunque rischiava, al contrario della Nil De Jotti, che è stata pure premiata, no? Ma ha fatto un giorno di partigianesimo. Ma questo era l'amante del principale. Ma anche prima di diventare amante. Ricordiamoci sempre che lei non era mica comunista, lei era democristiana. Democristiana, faceva parte appunto delle organizzazioni giovanili democristiane. Prima di diventare l'amante del migliore. Allora, la donna, non a caso, ha scelto il migliore, come fanno tutte le donne. Come dice una nota canzone, quando canta nella iova, la gallina ha fatto l'ova. Allora, cerchiamo di rimanere seri in un mondo che purtroppo non è per niente serio, in nessuna manifestazione. Allora io l'altra volta farò anche letto... vedere questo libro e leggeremo una pagina, perché questo è un libro profetico. Questo è Gog di Giovanni Papini. Ci scrive delle cose all'inizio degli anni 30. Del secolo precedente. Un secolo fa. Scrive le cose di oggi. Ne parleremo. Allora... E io oggi voglio parlare, invece continuare a parlare di Bauman, del grande filosofo morto 8 anni fa, nel 2014, perché era anche lui un precursore, cioè qualcuno che prevedeva le cose prima che avvenissero. Nel dettaglio. Vabbè, l'uomo liquido era già tangibile. Sì, era già tangibile, ma non quello che adesso leggo qua. Sì. Perché le cose che adesso dico sono non solo attuali, ma futuribili. Sì. Tu che che apprezzi il futurismo? Che Prezzolini? Sì. Prezzolini era sempre stato molto razionalista. Sì. Al contrario di Papini. Allora, la società liquida di Bauman tra turisti e vagabondi, di questo volevo parlare. Ah, bellissimo. Allora, questo specchio... Vagabondo. Sto tornando. Era, diciamo, quello lì che cantava... Era uno di successo. Sì. Però è sparito. Ah, ho letto che è sparito perché era andato in Argentina. Eccolo. Allora, andiamo avanti. Quindi società liquida di Bauman tra turisti e vagabondi. Allora, questo scritto esamina tanti riflessi di ordine morale, di ordine intellettuale, di ordine concettuale, ma soprattutto di ordine politico e industriale e quant'altro, cioè proprio entrando nel merito della liquidità, della psicologia e della fenomenologia filosofica che entra in questo discorso che abbiamo incominciato la settimana scorsa. E allora... Ci lascia a 91 anni il sociologo polacco Zygmunt Bauman, il cui maggior contributo si registra in merito al confronto tra la società moderna e postmoderna. Lui lo diceva 50 anni fa, quello che è già avvenuto e quello che sta per avvenire o avverrà addirittura fra qualche... Perché noi siamo nella postmodernità. La metafora ricorrente negli scritti di Bauman è presa in prestito dalla fisica, con l'improprio passaggio di stato della liquefazione. Nella sua opera Dentro la globalizzazione, Bauman descrive il passaggio dell'uomo da produttore a consumatore. L'affermarsi della globalizzazione infatti ha permesso un'interdipendenza di relazioni quasi sovrumana. Se confrontata con l'epoca precedente, produzione di massa affiancata da un consumismo di massa, come voleva il vecchio Ford.
Ma Ford lo vedeva in una maniera più umana, molto più molto umana. Più umana. Anche se ha inventato la catena, la no, catena, la catena di produzione. La catena che è di stato... cui Charlie Chaplin aveva fatto esattamente, il famosissimo film Tempi preso, moderni. Che è stata presa a simbolo della schiavitù dei prodotti industriali, dell'uomo industriale al servizio del prodotto industriale, resta però, e quindi della forma atomizzata della produzione, resta però qualcosa di molto più umano che non quello che erano il vagabondo, adesso ci arriviamo, il vagabondo. Aspetta un momento, quello che erano le fabbriche pre-fordiste. Certo. E non dimentichiamocelo mai. Erano molto peggio. Erano torture. Esatto. Allora andiamo avanti. Nella sua opera Dentro la globalizzazione, Bauman descrive il passaggio dell'uomo da produttore a consumatore. L'affermarsi della globalizzazione, infatti, ha permesso l'interdipendenza di relazioni quasi sovrumana se confrontata con l'epoca precedente, come dicevamo prima, a proposito di Ford. Produzione di massa affiancata da un consumo di massa, come voleva il vecchio Ford. L'individuo è prosumer, cioè produttore-consumatore, prosumer. Produttore e consumatore al tempo stesso, non è più vincolato al suo ruolo di destinatario di un servizio, bensì partecipa al processo di produzione accedendo alla scatola nera della fabbrica, della compartecipazione alla fabbrica, ricordiamoci il concetto nazionalista, nazista e anche poi italiano, che aveva anche un suo fondamento di essere. Certo, esattamente. Viceversa, qua viene travisato completamente. Allora, per Bauman. E lì c'è la globalizzazione, ricordiamoci bene, il quadro della globalizzazione è questo. Certo. Io devo globalizzare la mentalità perché devo produrre un prodotto unificato che vada bene per tutti. E adesso ci arriviamo. Per Bauman i consumatori sono i raccoglitori di sensazioni, tesi nei loro desideri effimeri. Non esiste un prodotto o un servizio capace di placare il desiderio umano, in quanto l'appagamento è illusorio e il desiderio persistente. Non solo il desiderio inappagato è l'imperativo vitale della società dei consumi, senza il quale essa non potrebbe sopravvivere. Il sociologo polacco individua due tipologie contrapposte di consumatori, i turisti e i vagabondi. I primi sono degli extraterritoriali, trascendono cioè dallo spazio e hanno come unico limite la dimensione temporale. I secondi, cioè i vagabondi, al contrario sono consumatori difettosi, incatenati nella loro dimensione locale che si fa sempre più stretta. I vagabondi aspirano a diventare come i turisti, rappresentando nello stesso tempo l'incubo peggiore, perché dimostrano che una diversa realtà è possibile, anche sì, se peggiore, però non è omologabile, sì, e non è omologata al sistema. Non so se i concetti sono chiari, ma dovrebbero esserlo. Rivedete il video 3-4 volte e capirete ogni volta un messaggio diverso. Nella società contemporanea anche le relazioni sono divenute ormai fluide fra le varie persone, nelle relazioni. Certamente. Come si ricorda in Amore liquido, il capitale è sempre più vicino a un tipo bridging che getta ponti su più reti sociali e non serra in piccoli gruppi limitati. È l'individuo neoliberale, il cui successo si misura in base al numero dei progetti in cui riesce a impegnarsi o intrufolarsi, meglio, è l'imprenditore che può dirsi grande solo se condivide le proprie esperienze con il maggior numero possibile di persone. Ad esempio, come si chiama la signora Chiara Ferragni? Appunto. Influencer. Sì, l'influencer. Cioè lei che non capisce un cazzo di niente, però gestisce e giustifica il seguito che ha, perché lei rappresenta un valore in sé, non è un valore trascendente, è un valore reale, cioè ha un numero notevole di quel testa di cazzo che la seguono. Non importa che cosa dice. Sul numero dei quali è pagata. Oltretutto, quello è il meccanismo, no, dobbiamo chiarirlo però, il meccanismo che è venuto a crearsi in questi ultimi anni con quello degli influencer non è qualcosa
di spontaneo. È qualcosa che è stato meditato e studiato nell'ambito di un pensiero globalizzante, perché la vera influencer, il vero influencer è colui che propone un profumo, adesso manca solo l'odore di scorreggia e poi dopo abbiamo tutti i profumi possibili, ognuno segue il profumo che gli aggrada. C'è il profumo della vagina che è un grande exploit, molto richiesto, ma sul serio, non è una battuta, c'è proprio le donne che si comprano l'odore della loro vagina, addirittura per attrarre con gli ormoni il maschio, come il fuco. Esattamente, d'altronde a furia di lavarsi non esiste più nemmeno, tanti sono i froci ad esempio nel mondo, ma saranno sempre di più, questo esempio di fuchi, perché le femmine hanno perso l'elemento fondamentale che è l'afrore. Noi lo chiamiamo afrore. È molto attraente sessualmente l'afrore. Per le persone, anche soprattutto per gli animali, ma per le persone come noi sì. Allora, il cui successo si misura in base al numero di progetti in cui riesce ad impegnarsi, è l'imprenditore che può dirsi grande solo se condivide le proprie esperienze. Arca miseria. Solo se condivide le proprie esperienze con il maggior numero di persone. In questa ottica è sempre l'agire razionale rispetto allo scopo di Weber a prevalere, che imprigiona gli individui in una gabbia d'acciaio. La solidità dei rapporti umani tende ad essere considerata una minaccia perché limita la libertà di movimento, cioè tu non puoi essere con una personalità perché sei limitato. Al contrario, oggi uno deve avere infinite personalità aggregandosi ai vari gruppi di interesse, ecco, che chiamiamoli gruppi di interesse e mai di impegno. Allora, la solidità dei rapporti umani tende ad essere considerata una minaccia perché limita la libertà di movimento e riduce la possibilità di accettare le opportunità che si presentano in futuro, poiché se si è già definiti in una forma solida è impossibile adottarne una diversa, a meno che si assuma che i nostri confini sono liquidi. È proprio come ogni liquido che si adatta alla forma del contenitore in cui è contenuto, allo stesso modo facciamo noi, adottandoci alle diverse situazioni in cui siamo chiamati a districarci quotidianamente. Nel suo libro Consumo, dunque sono, Bauman definisce il consumo come un ciclo metabolico di ingestione, digestione ed escrezione. È un aspetto permanente ed ineliminabile.